Da Casa Sanremo nello spazio Book Sprint Edizioni diamo il benvenuto alla nostra autrice Nadia Repetto. Buongiorno. Ciao, benvenuta. Buongiorno a voi. Acciuga, a me il nome piace tanto. Io quando insomma ho letto per la prima volta Acciuga mi ha molto colpito. La cosa bella sicuramente di questo libro è già impattante il titolo perché già rende molto l'idea. Um, tu sei divulgatrice scientifica, Nadia. Soprattutto sei ricercatrice e la tua ricerca però non è una ricerca eh, di quelle da laboratorio, questa era una cosa che dicevamo prima, tu cerchi veramente sul campo, sei una ricercatrice autentica di quelle che vanno proprio lì, biologa, marina, per cui vuol dire che tu veramente vai lì sulle navi, cioè in questo senso. Sì, eh, intanto ringrazio di questa opportunità. Eh, sì, acciuga, eh, acciuga è molto essenziale perché è il nome di un, di un piccolo pesce che vive in Mediterraneo. Come dicevi tu, io sono una biologa marina, mi sono occupata dei problemi legati alla pesca per tantissimi anni, quindi ho lavorato proprio in queste zone, su, sulle barche da pesca, su pescherecci, su barche che pescavano uh, le acciughe. È e un ho sempre duro sentito, sì, beh, è un lavoro, devo dire, da una parte divertente, faticoso, ma divertente. Eh, devo dire che ho sempre avuto eh, la voglia e la, la sensazione di trasmettere queste cose al pubblico, perché il mondo scientifico spesso è un mondo a sé, un mondo a sì. parte, eh, dove si usa anche dei linguaggi spesso incomprensibili e quindi non è la prima volta che ho questa, questo desiderio di parlare cercando eh, di usare par delle parole semplici, un linguaggio... Eh, che possa essere compreso con tu, da tutti, però mi interessava anche perché spesso eh, su questi temi ci sono delle, delle informazioni. Oggi basta cliccare su, su Google, su qualsiasi piattaforma e si hanno tantissime notizie. Sul mare, ahimè, spesso queste notizie non sono sempre corrette e vere e quindi ovviamente qui eh, ci sono solo delle pillole, si parte eh, dagli aspetti biologici, dagli aspetti legati alla biologia strettamente de, de, dell'animale ma ho cercato anche di divagare un po', di raccontare qualche aneddoto, di raccontare i sistemi di, di, di conservazione. Eh, come dicevo prima non è un libro di cucina anche se poi alla fine mi sono lasciata un po' tentare e ho riproposto quattro, quattro ricette che sono tra insomma, la mia memoria, cioè il fatto di quando andavo sulle barche da pesca a lavorare, eh, è divertente. Eh, anche perché, del resto, poi abbiamo scelto l'acciuga. In precedenza hai già scritto anche del tonno. Sì. Insomma, sono degli animali che noi siamo abituati anche. A mangiare, voglio dire, anzi sì. sono delle prelibatezze del nostro mare, non solo del nostro mare, eh, però delle quali per l'appunto, come dicevamo, si sa veramente poco. Non, in effetti forse perché non ci incuriosiamo, non siamo abbastanza, sai non ci viene da pensare, caspiterina, per il turno, che cosa fa, cioè, certo. oh, piuttosto che l'acciuga, come, come, come è nata l'acciuga, come, come si svolge la vita di un'acciuga? Insomma, tanti aspetti sui quali magari non si va ad approfondire. Invece, con un libro del genere, la cosa bella è che non se ne parla, come dici tu, con un aspetto troppo scientifico, troppo insomma con dei toni e con delle parole magari che possono essere un po' più ricercate e complicate per la gente comune, ma in questo modo si può arrivare veramente ad un pubblico molto più vasto. Come strutturiamo in effetti il libro? Beh, sì, il libro, come dicevo, ovviamente eh, si vede anche insomma, un po' dalle dimensioni, tocca vari aspetti li tocca, eh, non dico in modo superficiale, ma eh, li, li, insomma, li sfiora. Eh, infatti ho dedicato un'ultima parte alla bibliografia proprio perché spero che le persone siano incuriosite e se hanno voglia possono approfondire l'argomento. Eh, io ho iniziato eh, così un, una paginetta che anche lì, ha, ha, eh, ovviamente, que scrivendo queste cose c'è anche una sorta di divertimento: no? il bisogno certo. anche di, di raccontare un po' le cose che uno ha dentro. Eh, quindi ho raccontato del fatto perché a ah, me piace l'acciuga. Ovviamente sono finita anche, eh, l'elenco finisce con un piatto di acciughe fritte. Eh, detto questo, mh, eh, dicevi una cosa molto importante: cioè il fatto che tonni, acciughe sono dei prodotti fondamentali della nostra alimentazione. E oggi più che mai è necessario che il consumatore sia, eh, sia informato di cosa ha sul piatto, da dove proviene, eh, quali sono eh, eventuali truffe o, o meno certo. e quindi è sempre più importante proprio perché eh, le risorse del mare, qualcuno dice che si stanno impoverendo, in parte è vero, in parte no, anche qui richiedo un approfondimento maggiore, ma eh, è importante, l'acciuga, ad esempio, nel mondo ce ne sono nove specie, io mi concentro sull'acciuga del Mediterraneo, eh, però quasi nessuno sa che è il prodotto più consumato al mondo ed è anche il prodotto più eh, pescato in Italia. Dal punto di vista mh, del valore economico magari non è al primo posto perché le acciughe non hanno un prezzo altissimo, ma eh, è un, 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 il prodotto più pescato. E se pensiamo anche che il, la, la popolazione è in notevole aumento e nel futuro sempre più popolazioni si rivolgeranno ai prodotti del mare e quindi è necessario assolutamente che ci sia una maggiore consapevolezza e conoscenza di quello che mangiamo. E allora nel mio libro, così nel, nel dipanare del, dei vari capitoli, racconto un po' non solo la biologia, di cui ahimè si sa ancora poco, nonostante esatto. sia la specie più pescata al mondo, eh, conosciamo ancora relativamente poco. Io ho, ho fatto un'analisi abbastanza approfondita di tutte le ricerche scientifiche in questo settore e lo scrivo anche, quasi tutte terminano con la frase, sono necessari ulteriori approfondimenti per capire. Quindi ehm, è anche una sollecitazione nei confronti del nostro Ministero perché da anni... Eh, non finanzia più ricerche in questo senso ed è molto importante perché la ricerca sì. è quella che poi permette anche eh, una gestione delle, insomma, delle risorse. Altra caratteristica del libro sono sicuramente insomma le foto piuttosto che i disegni che sono tutti autentici. Sì, allora quasi tutte le foto sono le mie. Eh, ovviamente io, eh, dato che parlo dell'acciuga del Mediterraneo, ho chiesto il conforto, l'aiuto dei miei amici pescatori siciliani, eh, soprattutto per eh, le, le, le acciughe che vengono pescate, come vengono conservate in Sicilia, però quasi tutte le foto sono, sono le mie dovuta al all'esperienza eh, di anni in mare e per i disegni io insomma, ho sfruttato <ride> mio marito che è un biologo ma è un disegnatore e quindi ho sfruttato, ad eccezione della copertina invece che ho voluto dare un senso anche un po' artistico, eh, ed è un, non è un disegno scientifico, ma un disegno artistico di, una, di un artista genovese che Mi ha gentilmente offerto l'uso de, di questo disegno per la copertina. Come dicevamo prima, tu hai scelto um, come acciuga hai scelto quella lì del Mediterraneo, sì. perché ce ne sono varie specie, mi sì. dicevi ce ne sono nove in tutto. Sì, e, um, hai scelto quella lì del Mediterraneo, quindi insomma è quella che ti ha appassionato maggiormente, quella della quale, ovviamente, hai voluto trattare maggiormente. La certo, conosco di più ed anche perché una cosa che ti piace dell'acciuga in particolar modo è il fatto che abbia una vita molto nomade che sia sempre e costantemente eh, sì. in viaggio sì infatti nel mio elenco del mi piace le acciuga dico Ovviamente che l'acciuga al colore del mare, l'acciuga, se, se noi eh, qualsiasi testo che prendiamo e, e che riguarda il mare in genere noi parliamo delle, dei grandi animali, delle balene, dei tonni, eh, insomma degli, degli animali de, che nell'immaginario anche del passato erano questi mostri marini. E dico dell'acciuga nessuno gli ha mai dedicato film o niente, pure è un elemento fondamentale della vita di tutto il Mediterraneo perché... È cibo per tutti. E sì, dico che mi piace anche perché, perché è un migrante, perché si sposta lungo le nostre coste. E trova delle barriere che spesso sono causate dall'inquinamento, ma meno barriere di quanto possono trovare gli uomini, ovviamente. Nadia Repetto, grazie mille per essere stata grazie con a noi. Voi. Acciuga: storia, biologia, curiosità e soprattutto anche divagazioni su un piccolo pesce del quale si sa così poco. Sono stata un po' lunga.